Benvenuti e ben ritrovati, fine settimana all'insegna delle cose belle da raccontare in questa Seconda Repubblica. Ho il piacere di avere in studio il direttore, nonché amministratore unico della ATMS SPA Trapani, il dottor Salvatore Barone. Grazie per essere qua quest'oggi a Telesud, e ho il piacere altrettanto di avere in studio anche Giovanni De Santis, che è il direttore artistico dell'Ente Lulio Musicale Trapanese. Grazie De Santis per il tempo dedicato, insomma, ai nostri telespettatori, a entrambi. Due delle società partecipati dal Comune di Trapani, Lulio Musicale, ATM, che insieme alla Trapani Servizi rappresentano certamente un bollino di eccellenza per questo Comune di Trapani, perché negli anni sono riusciti a dimostrare di saper andare con le proprie gambe e di poter rappresentare appunto un pizzico di orgoglio per la città. Un Lulio Musicale che diventa sempre più internazionale, un ATM invece che si presta addirittura a ragionare con altre fette del territorio trapanese nell'ottica di diventare un'azienda un po' più moderna e anche più ampia. Ma prima di scendere nei particolari, partiamo proprio dall'Ente Lulio Musicale Trapanese, che ormai è un mezzo tunisino, diciamo così. Spieghiamo perché. No, diciamo che conferma di essere mediterraneo più che essere mezzo tunisino e lo fa attraverso appunto questo collegamento, questa cooperazione culturale transfrontaliera che ormai si è consolidata perché come sapete, è stato anche finanziato dalla Unione Europea un progetto specifico di coproduzione, di cooperazione che avrà la durata di circa 3 anni e che prevederà non soltanto la cooperazione sotto il profilo meramente culturale, ma anche dal punto di vista produttivo, perché nel progetto abbiamo previsto di realizzare anche laboratori lì in Tunisia, di diciamo, consolidare la parte tunisina non nell'ottica solita della delocalizzazione che fa perdere i classici posti di lavoro in Italia per darli ad altri, ma per rafforzare il cluster produttivo delle due sponde, della Tunisia e della Sicilia, nell'ottica auspicata della realizzazione di un circuito lirico-sinfonico del Mediterraneo che mi sono permesso di proporre all'attenzione anche dell'assessore regionale al turismo, allo sport e allo spettacolo e che pare abbia avuto un certo accoglimento, tant'è che già sono state fatte in regione due riunioni propedeutiche. Quindi la questione è che l'unione tra i rivieraschi del Mediterraneo deve creare diciamo, sviluppo e non squilibri fra una parte e l'altra. Quindi la Sicilia diventerà più forte unendosi alla Tunisia e la Tunisia, diciamo, acquisirà un'impresa, un know-how per un'impresa culturale che prima non aveva. Beh, certamente al di là della vocazione naturale di Trapani come porto e ponte per il Mediterraneo, lo era così nei secoli passati, il Lulio Musicale immagino abbia un po' aiutato anche nell'idea di accettare la sfida dell'Europea da parte del Comune di Trapani, pensando anche ai paesi appunto extraeuropei che si affacciano sul Mediterraneo. Siete degli antesignani. Ma più che antesignani, io credo che ormai confinare il proprio raggio d'azione di pensiero a un hortus conclusus di un ambito territoriale provinciale sia condannarsi alla fine e all'estinzione. Quindi è ormai necessario, tutte le aziende del mondo pensano a delocalizzare, anche quelle più piccole. Quindi il teatro, specialmente il teatro d'opera, è proprio un'azienda. Per cui non riteniamo noi di avere fatto qualcosa di straordinario, ma soltanto di aver letto e interpretato i tempi, di avere trovato lo sbocco che è quello più naturale per la Sicilia, specialmente per Trapani, che è stata sempre una testa di ponte, per cui anziché affacciarci nel Nord Europa, sul Nord Europa ci siamo affacciati sul Nord Africa. Ma assieme al Nord Africa, sicuramente, per come abbiamo immaginato, diciamo, la collaborazione, arriveremo anche nel Nord Europa, attraverso contatti con teatri italiani e coproducendo quindi dalla Tunisia fino a Novara. C'è una parola che mi ha fatto drizzare un po' i peli sulle braccia, delocalizzazione. E io ho paura, quando sento parlare di delocalizzare inizio ad avere paura. Io no, perché la questione qual è? L'ho precisato, quando si delocalizza per togliere posti in Italia e andarli a posizionare in altre zone del globo dove si va soltanto con l'esclusivo fine di trovare manodopera a basso costo, allora è una delocalizzazione anche stupida perché l'impresa ha sempre una funzione sociale e non se lo deve dimenticare l'imprenditore. L'impresa culturale è un'impresa.
Quindi in questo caso la delocalizzazione porta sviluppo sull'altra sponda del Mediterraneo, ma insieme ho detto creeremo un cluster produttivo che si proporrà a costi più accessibili verso terzi. Sarò più concreto, quando coprodurremo le scenografie, magari le semilavorazioni si faranno in Tunisia, gli assemblaggi in Italia con expertise italiana e poi venderemo, noleggeremo queste scenografie lungo l'Italia, sicuramente il Luglio Musicale, questa parte della Sicilia avrà più posti di lavoro di indotto. Lo sguardo al futuro di De Santis mi piace in questa fase della trasmissione, mi consentirà poi di affrontare un argomento ostico un po' più là, magari, ma già mi fa ben sperare attraverso le sue parole. Direttore Barone, direttore e amministratore, partiamo proprio da lì, insomma bisogna fare di necessità virtù, al di là della professionalità e dell'esperienza certamente, di tutto rispetto, di quanti anni in ATM? Dal maggio dell'86. Beh, insomma, proprio non solo un veterano, un reduce di guerra quasi. Ho fatto tutta la trafila, sono entrato come impiegato e ne sto uscendo da amministratore. Perché è direttore amministratore unico? Perché insomma è scaduto il triennio dell'amministratore unico ingegnere La Rocca, nelle more il comune di Trapani, lo anticipavo nell'introduzione della trasmissione, di lavorare e definire la nuova idea di ATM e quindi con un consiglio di amministrazione, con un presidente, dei consiglieri, non più quindi con un amministratore unico. Prima di fare insomma le cose veloci, hanno chiesto giustamente a chi ha già maturato oltre 30 anni di esperienza se se la sentiva di espletare il doppio ruolo, e non poteva che dire di sì, Barone, non solo per l'esperienza ma anche per attaccamento alla struttura ATM, giusto? Beh, sì, la considero come se fosse un'impresa mia, tutto sommato, perché ripeto, ho fatto di tutto e faccio di tutto perché credo che soltanto in questo modo, stante il fatto che non è un'azienda grande, è un'azienda media dove i problemi sono grossi perché non c'è grosse personalità dal punto di vista impiegatizio, perché le figure intermedie di dirigenti sono pochissime. L'unico dirigente che c'è in azienda è il sottoscritto. Quindi, perché tanto funziona così? Funziona così perché, ripeto, non è stato pensato negli anni fare bandi? Sta andando nella dimensione dell'azienda. Okay. Le aziende medie devono gestirsi in modo tale da fare in modo che il grosso delle spese, che è il personale, deve essere contenuto in modo tale da poter avere un risultato finale che possa permettere l'esistenza dell'azienda stesso. Certo. E siccome crediamo e credo soprattutto che il trasporto pubblico è un fatto sociale, certo, il far venire meno il trasporto pubblico a Trapani è la cosa peggiore che possa accadere, perché, ripeto, le classi meno abbienti e le classi più bisognose di trasporto pubblico sono gli anziani e gli scolastici, cioè coloro i quali frequentano la scuola. Poi la utilizzano anche gli altri, ma l'utenza maggiore che abbiamo noi a Trapani è proprio questo. Diciamo però che ATM, che sempre prima SAO, adesso ATM, oltre a gestire da sempre appunto il trasporto pubblico in città, ha iniziato a ritrovarsi in una nuova dimensione da quando ha potuto, tra virgolette, gestire e mettere le mani, insomma, con know-how sui parcheggi, intanto quelli chiusi al coperto, quelli fissi, diciamo così, e poi soprattutto con la gestione dei parcheggi a pagamento attraverso strisce blu. Questo è stato proprio il rilancio. È entrata in una nuova era. Perfetto. Però, anche imprenditoriale. Però la frase mettere mano. No, positivamente. È una frase che potrebbe dare adito. No, assolutamente. Io invece dico. Dico che per la prima volta la politica ha capito che bisognava investire nella mobilità,
Mobilità non significa soltanto il trasporto, mobilità significa tutto ciò che riguarda la viabilità, l'ambiente, il cercare di creare le condizioni perché la gente potesse raggiungere i luoghi facilmente, che potesse avere tutte le condizioni per parcheggiare. E affidare questo a un'unica società invece di spezzettare significa mettersi in ottica futuristica e mettere in condizione di avere un interlocutore che dà tutti i servizi, certo. Non che dà un unico servizio, ma dà tutti i servizi, e quindi creare un insieme di opportunità che possono permettere di avere un rilancio della mobilità giapponese in termini positivi. Poi giustamente nel momento in cui un'azienda diversifica il suo operato, significa che ha maggiore possibilità di introiti e di poter destinare questi introiti a fare in modo che il suo futuro possa essere fatto anche di investimenti, perché diciamocelo chiaramente, le aziende quando non iniziano a fare investimenti iniziano ad invecchiare, e con l'invecchiamento c'è la morte, non c'è vita, non c'è progresso, non c'è futuro. Certo. Quindi noi ci siamo incamminate in questa direzione, devo dire che la politica ci è venuta incontro, ha riconosciuto il valore di questa azione nostra di ATM, ci ha supportato e noi abbiamo supportato la politica nelle scelte, e ora siamo una realtà che su Trapani opera e opera abbastanza bene. Beh, quando parliamo di svecchiamento, quindi di essere sempre sul pezzo, diciamo così, non possiamo non parlare anche di svecchiamento del personale, come dobbiamo di integrarlo questo personale. Noi veniamo però da una vicenda purtroppo bruttina, diciamo così, che è quella dell'annullamento del bando, non da parte di ATM, ma da parte dell'ufficio del Centro Comunale per l'Impiego, cioè l'ex ufficio di collocamento, che prima di concerto con la Regione, con l'ATM, hanno preparato questo bando per assumere, sebbene per 6 mesi, ma sempre di respiro parliamo, sia per l'ATM che per le famiglie, 6 mi pare, 11 autisti o 6 autisti, quanti erano? 11 autisti, 7 autisti. 7 autisti. Tutto ad un tratto ha annullato poi in autotutela questo bando, dopo che già le persone iniziavano a ragionare da dipendenti, seppure temporanei, di ATM. Purtroppo è successo che pur si era già fatta la graduatoria, si era approvata pure la graduatoria, la Regione ha reputato opportuno in autotutela di annullare quella procedura, in quanto c'è un inciso di una norma regionale che dice che in Sicilia per assumere bisogna passare tramite una selezione pubblica. Nella realtà la nostra era sì una richiesta di graduatoria rivolta al Centro per l'Impiego, ma successivamente quella graduatoria andava integrata da parte di ATM con l'attribuzione a ogni singolo soggetto di titoli che riguardavano l'aver svolto nell'ambito della nazione Italia il trasporto, di essere stato operatore di esercizio almeno 6 mesi. E c'erano obiettivamente. Perfetto. E quindi avevamo un punteggio. Quel punteggio faceva sì che poi alla fine noi facevamo una selezione per titoli e c'era una graduatoria finale da cui avremmo tanto attinto. La cosa che lascia la mano in bocca è che a Messina questa procedura è stata autorizzata. E lo so, purtroppo l'abbiamo pure scritto. Nella stessa regione. Gliel'abbiamo pure scritto, ognuno prende le sue decisioni, sono decisioni personali prese dai funzionari, e dopodiché non potevamo assolutamente. Come siamo messi? Ora ci stiamo preparando. Ok. Già c'è stata un'assemblea in cui ci hanno dato l'input per fare in modo che quei concorsi che erano a tempo determinato per 7 unità si potesse passare a un concorso per selezione pubblica per 7 unità sempre, ma a tempo indeterminato, in okay. modo tale così da poter avere il personale
per gestire il... Quindi diciamo che nella disgrazia, tra virgolette, sì, ne emerge sì, una cosa positiva. Una, cioè, cosa positiva, esatto, una cosa positiva. Come territorio. Fermo restando che quella era una cosa che avveniva subito. Avevamo subito il personale, quindi potevamo dare subito dei servizi. Questa ci è un futuro. E speriamo che non succeda come è successo per gli ausiliari che dovevate assumere. Che il discorso delle assunzioni, quindi del personale, che tu all'inizio dicevi bisogna pure crescere nel personale, è stato recepito dal nostro socio unico, il Comune di Trapani. E il sindaco nell'ultima assemblea ha voluto che coprissimo i posti che la legge ci obbliga a coprire per le categorie disagiate con nuovo personale. Ci ha autorizzato a fare i bandi per assumere 3 dipendenti amministrativi con disabilità e 1 delle categorie protette, cercando di collocarli nell'ambito amministrativo in modo tale da poter dare un supporto alla operatività amministrativa di ATM, che era quella invece, dove attualmente siamo un po' più carenti. Ma abbiamo fatto battaglie, mi ricordo, battaglie su tutti i giornali, la stampa, 2 anni fa, circa un anno e mezzo fa, 1500 passa domande sono arrivate per gli ausiliari del traffico, questa cosa è rimasta così. Purtroppo questa è rimasta così pure perché era sempre a tempo determinato, quindi non aveva senso che per anche qua andremo a proiettarci con le assunzioni definitive a tempo indeterminato. Anche in questo. Ma forse siamo in grado di dare dei tempi? Senza voler illudere nessuno. Allora, senza voler i tempi nessuno. Sono che per quanto riguarda la stesura del bando, io credo che nei primi mesi del 2020 verranno fatti. Dopodiché verrà analizzata tutta la prassi amministrativa, l'iter amministrativo, per evitare che ci potessero essere poi successivamente ricorsi, contro ricorsi, eccetera, e dare come dire, un iter sicuro per arrivare alle assunzioni. Va bene, non è ovviamente un caso che io li ho messi assieme a TM ed Interludio Musicale, non solo perché sono due appunto delle 3 società partecipate al Comune di Trapani, ma perché negli ultimi anni, e lì mi riallaccio a quanto diceva prima il dottor Barone, cioè sul fatto che ci sono i ricavi in ATM poi consentono di pensare a degli investimenti oppure a delle sinergie, perché da qualche anno la sinergia, la collaborazione anche economica, diciamo chiaramente, fra Interludio Musicale e ATM Trapani S.p.A. è diventata ormai insomma fondamentale, non solo per lo scorso Natale che insomma sono stati in collaborazione messi su dei servizi, ma anche per le manifestazioni estive. Adesso si ripete questa sinergia tra enti partecipati del comune, ancora una volta per le manifestazioni natalizie. La parola a De Santis. Sì, è una collaborazione che, diciamo, a mio avviso, per quanto si è detto prima, è nelle cose, perché la logica intanto è una logica cittadina di cooperazione tra le entità che sono espressione, diciamo, bracci operativi del comune. E come tutti i trapanesi sanno, già da 2 anni, ma già la collaborazione era partita prima in altre circostanze, con conferimenti, diciamo, in natura, trasporti, bus multipiano. Dall'anno concerti, scorso musicale, concerti, prepara concerti che si tengono sull'autobus scoperto. E adesso, per il fatto che l'ATM e il Luglio Musicale conferiscono il proprio know-how e anche risorse finanziarie per la realizzazione delle manifestazioni natalizie, insomma, per animare la città, ma io la vedo anche in una ottica strategica che peraltro diciamo, deriva da un'esperienza che avevamo avviato. L'ottica strategica è quella anche sia del benessere dei cittadini, che a mio avviso è prioritario, perché molto spesso si pensa alla città turistica, ma la città è turistica se è una buona città per i suoi cittadini. E cosa voglio dire? Il turista quando arriva, ora mettiamoci nell'ottica del turista, cosa pensa? A 2 cose: cosa faccio e come mi muovo. Per il cosa faccio c'è il Luglio Musicale, è uno degli operatori che, diciamo, danno sostanza al cosa faccio.
L'ATM è l'azienda dei trasporti. Noi, non so se lo sapete, abbiamo presentato un progetto quando il commissario straordinario del Comune di Trapani lanciò il bando per la gestione, per le manifestazioni di interesse per la gestione degli immobili comunali, assieme alla ATM e anche alla Funierice e ad altri soggetti privati, avevamo proposto di gestire quello che è chiamato il mausoleo di Piazza Scarlatti, di Piazza Santa Rosina, l'ex libreria Pons, per fare un centro che non fosse soltanto, diciamo, di informazioni, ma uno strumento interattivo vicino al porto con servizi avanzati come quelli per esempio di biglietteria, che non doveva essere soltanto la biglietteria dell'Ulio Musicale, dell'ATM e della Funierice, ma anche di tutti gli eventi della provincia di Trapani, una sorta di box office con una allocazione fisica ma anche con una proiezione virtuale con app. Intelligente e necessaria. Poi però ci saremmo impegnati, ci potremmo impegnare anche a dare, diciamo, un decoro estetico, perché come sappiamo è proprio un pugno in un occhio, molti ne auspicano e anche a buona ragione la demolizione, ma potrebbero anche esserci le soluzioni intermedie per dare, diciamo, una sistemazione, vestirlo in altra maniera e renderlo meno indigesto. Non manca le stanze dell'Ulio Musicale, obiettivamente. Non solo le stanze, ma lì è anche una questione estetica che va curata con gli addetti ai lavori. Noi ognuno siamo siamo messi a questo punto di vista? Tutto ne abbiamo parlato prima col sindaco Tranchida nei mesi scorsi e con l'assessore D'Alì. Insomma, la cosa potrebbe riprendere quota, anche perché, ripeto, noi li dobbiamo, ai turisti dobbiamo dare un servizio, ma li dobbiamo anche agganciare per farli rimanere, per cui si possono immaginare biglietti integrati, carnet di biglietti per il Luglio Musicale, sconti incrociati, un servizio di informazione turistica puntuale, una pianta della città che abbia i punti, che individui i punti. Noi l'avevamo avevamo atteso di portarla avanti in maniera operativa, perché si dovevano definire le fermate dell'ATM, quindi volevamo realizzare una cartina della città con i punti corrispondenti alle fermate dell'ATM, con i luoghi di spettacolo dell'Ulio Musicale del Comune di Trapani, con la Funierice. Addirittura avevamo parlato io pure con Daniela Toscano per metterlo anche in correlazione con il Museo Cordici di Erice, insomma fare un sistema integrato dei trasporti e del tempo libero, della soddisfazione del tempo libero, per rendere la città più appetibile, più competitiva, per giocarsela non con altri quadranti geografici provinciali, ma anche in ambito interregionale. ATM in tutto questo? Ma in tutto questo ATM non deve essere vista come un'impresa che ha soltanto lo scopo di fare impresa a tutti gli effetti, e quindi di essere di guardare soltanto all'utile. Okay. Ecco. ATM è una realtà, come tutte le realtà che operano a livello di territorio, deve dare il suo contributo a che il territorio cresca, non soltanto nello sviluppo delle sue esigenze, chiamiamole personali, ma anche delle sue esigenze culturali. E quindi ci siamo immessi in questo contesto dicendo che se c'è visibilità di ATM, ATM ne ha anche un ritorno. Certo. Ma infatti tutto questo avete iniziato a organizzare pure nel termine tramite qualche società. Ora c'è per esempio il Festival del Benessere. Ma questo significa che qualsiasi immobile deve essere sfruttato per 365 giorni. Non può essere lasciato soltanto e solamente lì e basta, quando serve, poi quando tu arrivi non lo trovi più perché ha perso le sue connotazioni per essere fruibile. Noi ricordo a tutti che ci hanno costretto ad andare al centro servizi, perché al centro servizi si erano fatte negli anni ben 3 interventi. Al termine di ogni intervento non si riusciva a renderlo fruibile, perché non c'era nessuno che andasse lì dentro e lo tenesse aperto, e veniva vandalizzato. L'amministrazione comunale ci ha detto: no, voi portate il capolinea lì, aprite quel centro servizi, diventate un avamposto. Centro servizi, perché il termine a City. Ecco, noi
forte della volontà del comune di Trapani, ci abbiamo detto sì, va bene, lo facciamo questo ce lo prendiamo questo impegno. Ebbene, il terminal, il centro servizi, ora è diventato una realtà, è diventato il capolinea dove tutte le linee fanno, ci sono gli uffici delle strisce blu, c'è un continuo via vai di gente, non ci sono più i vandali di una volta. Ci sono le telecamere che funzionano. Le telecamere, abbiamo dovuto mettere le telecamere, eccetera. Però se pensiamo a quello che c'era in precedenza, a quello che abbiamo subito e siamo stati costretti a sopportare negli anni, ora dobbiamo dire che quello che abbiamo di risultato è un fatto positivo. Certo. Ma non è un fatto positivo per ATM, è un fatto positivo per la città di Trapani. Non c'è dubbio, assolutamente. Ritornando alla sinergia con l'Unione Musicale, che fate quest'anno? Quest'anno il Comune ci ha chiesto di fare in modo di ripetere l'esperienza dell'anno scorso. Quindi noi ben volentieri abbiamo detto sì, diamo il supporto. L'importante è che all'interno di tutte le manifestazioni si sappia che ATM è presente, che ATM dà il suo valido contributo, che ATM è una realtà che vuol dare a Trapani un senso di crescita, cioè la vorrebbe far crescere ancora di più di quello che a me hanno sempre detto che si cresce con la cultura, non si cresce con altre cose. Solo con la cultura tu hai la possibilità di crescere, e quindi come tale ci siamo rimbarcati in questo impegno e in questa, chiamiamola avventura, che non è un'avventura, ma è una bella avventura, anche perché, ripeto, in questo abbiamo l'ausilio e l'avallo della politica. Perfetto. Perché il fatto che il sindaco è assieme a noi nel portare avanti questa iniziativa fa sì che c'è una unità di intenti. Vuol dire che, insomma, non siamo isolati, che è una voce nel deserto che grida e che non verrà ascoltata da nessuno. Per fortuna, diciamo che mi rendo conto, avendo in questo studio, nell'altro studio dell'altra trasmissione, conduco sempre amministratori, vedo e mi fa veramente piacere che è cambiata qualcosa rispetto anche a 10 anni fa, cioè si ragiona sempre meno nell'ottica del campanismo, cioè penso a casa si deve ragionare nell'ottica di sinergia, esattamente, senza sinergie non si va da nessuna parte. Uniti si vince, lo spiegano in tante maniere. A proposito di vittoria, credo che sia una super bella vittoria quella dell'Ente dell'Unione Musicale, ormai lo dico così con simpatia, però ormai quasi l'Unione Musicale non ha più necessità di parlare con i media locali, perché va sulla RAI, va sui giornali internazionali, va sulle trasmissioni internazionali. E, Vittoria, quindi dal punto di vista mediatico, io sono convinto, ricollegandomi al ragionamento che si è fatto poc'anzi, che è chiaro, la proiezione internazionale, l'internazionalizzazione dell'impresa, specialmente dell'impresa culturale, sia un, diciamo, indifferibile, ineludibile in un contesto, nel contesto contemporaneo. Però l'importante è sempre ricordare dove si era diretti e soprattutto quali sono le radici che hanno fatto nascere quest'albero. Per cui il Luglio Musicale sarà sempre trapanese, nel senso che appartiene alla città e alla provincia di Trapani soprattutto, e si vuole configurare come un soggetto rappresentativo, come un, diciamo, un fiore all'occhiello dell'intera provincia, che l'intera provincia può vantare, può esporre anche quando va fuori, mi riferisco ad esempio alle fiere per il turismo, perché un teatro di tradizione è una fortuna averlo, perché non è che il Ministero dei Beni Culturali riconosca tutti questi teatri di tradizione, anzi li va chiudendo. E noi siamo un Calabria senza teatro vero, tra l'altro. Ma io sono convinto che il teatro vero, intanto noi dobbiamo attrezzarci per saperlo gestire, il teatro vero al chiuso.
Un primo passo è stato fatto, ritengo, con la restituzione, ora si potenzierà questa, diciamo, questa azione di restituzione alla collettività del teatro ubicato all'interno del Conservatorio Scontrino, che ricordiamo è di proprietà comunale e che fu edificato, non arredato e abbandonato per quasi 24 anni. Oggi il Teatro Pardo l'abbiamo intitolato al maestro Tonino Pardo, fondatore del Conservatorio, ritengo un atto doveroso. E già è stato fruito dai trapanesi, fra poco lo chiuderemo perché sapete che abbiamo ottenuto un finanziamento per il suo completamento, parziale completamento, ma comunque diciamo che in 6-7 mesi potrebbe essere restituito alla collettività in forma migliore di come lo abbiamo ereditato. Quindi, specialmente la generazione nostra dei cinquantenni è una generazione, dobbiamo dirci, una generazione di traghettamento. Purtroppo il nostro treno è passato, abbiamo inanellato una sconfitta dietro l'altra dovuta alle crisi e quindi il nostro compito è cercare di pagare i debiti di un passato e restituire ai figli affinché tornino, perché se ne stanno andando tutti i giovani, tornino perché la città diventerà più appetibile, avrà il suo bravo o quantomeno teatro. Che i prossimi non vadano via se non o che i prossimi tornare, non vadano quindi... via e la cosa importante, dico, un sistema culturale deve essere un sistema culturale policentrico anche in termini di spazi fisici. Noi abbiamo il Teatro di Villa Margherita, che è un unicum a livello europeo, non dimentichiamolo. Noi certe volte sottovalutiamo, ma un teatro in un giardino ottocentesco di questa bellezza è una rarità assoluta. Abbiamo il San Domenico, che Luglio Musicale da oltre 6 anni tiene animato durante l'estate, speriamo che venga completato e possa diventare anche più organicamente, possa essere più organicamente organizzato per le attività culturali. Ora c'è il Pardo, non si dispera di poter avere il vero teatro, cioè edificare il teatro ex novo con un'alleanza civica come quella che abbiamo fatto con l'ATM, metterci tutti insieme, la politica, le aziende comunali, l'imprenditoria, perché il teatro si può fare, le fonti di finanziamento ci sono. Mi prendo spunto proprio, l'avevo segnato proprio come prossimo passaggio, finanziamenti, sia dentro Luglio Musicale che ATM, beh, ormai siete delle macchine proprio, ottieni soldi, non mangia soldi, perché in luglio la regione non solo, ATM sta portando diversi finanziamenti per ristrutturare e recuperare tutta una serie di anche di immobili in dotazione, vi faccio i complimenti, De Santis. No, non è una questione di complimenti. Allora... No, è una questione di complimenti, perché non tutti sono, diciamocelo chiaramente, fatemelo dire, a prescindere da voi, dico, magari sì. Non siete bravi voi, ok, facciamo così. Però non tutti sanno sfruttare, o meglio, arrivare pronti quando vengono emessi i bandi per i finanziamenti e quindi passano i treni, come diceva prima De Santis. Quando invece strutture, possa essere un comune o un ente pubblico come il Luglio Musicale o l'ATM, arrivano pronti al giorno in cui, insomma, c'è da presentare le domande per il finanziamento, vuol dire che c'è qualcuno dietro che lavora incessantemente, per cui i complimenti vanno fatti. Allora, mi posso permettere di intervenire per riallacciarmi a quello, all'esordio, all'incipit del dottore Barone. Il dottore Barone ha detto: io sento l'ATM come la mia azienda. Quando ho gestito il Luglio Musicale l'ho sentito anch'io, il Luglio Musicale lo sento ancora come se fosse, se non altro per legami familiari, la mia azienda. Quindi io la tratto meglio di casa mia, la tratto meglio di casa mia, e soprattutto nell'ottica di quella che dovrebbe essere diciamo l'indirizzo di tutti gli amministratori della res pubblica, l'etica della responsabilità, termine del quale si parlava, io cito sempre Aldo Moro perché mi riconduco a un filone di pensiero che è della, diciamo, di natura sociale e che vede, non il dottore Barone poc'anzi parlava della, dice, l'ATM non fa soltanto business, non ha soltanto il suo core business, ma vede l'impresa come un'impresa anche con risvolti indubbiamente sociali. Così io ho fatto il processo inverso, cioè il Luglio nasce, diciamo, come impresa sociale perché non persegue il profitto, però abbiamo cercato in questi anni di portarlo quantomeno ad efficienza gestionale, ottenendo un'economia di esercizio. Quindi tutti i dipendenti sono stati motivati perché sono gli stessi di prima, quindi erano bravi anche quando si facevano i buchi in bilancio,
La questione, forse il merito è di poterli di motivare, di dargli una prospettiva, di vedere che chi governa il sistema è il primo che sta lì fino a quando non si è finito il progetto, non si spedisce alla regione, al ministero. E sono arrivati i fondi per il Palazzo Lucatelli che erano stati persi, 2 milioni di euro, ora sì, grazie devo dire all'amministrazione comunale che ha ripreso la pratica in mano, che come sapete si era arenata in certi uffici, e ora probabilmente questo finanziamento verrà recuperato insieme a tanti altri. Insomma, queste sono realtà che sono attrattori di finanziamenti per il territorio, cioè non vengono utilizzati, non è Cicero Prodomo sua, io prendo il finanziamento come Luglio Musicale, ma genero delle esternalità positive. Faccio sempre l'esempio del budget: il comune da 20 anni dà sempre 430.000 euro, ma da 4 anni, 3 anni, ora questi 400 diventano 400 del comune più 1.200.000 che arrivano dall'esterno e vengono redistribuiti quasi in toto nella città e nel suo immediato circondario. Ora però la questione, siccome stiamo diventando l'ATM come in Luglio, delle realtà sono di loro di medie, non di piccole dimensioni, ma cominciamo ad essere performanti a tal punto da diventare temibili nei confronti dei soggetti che io non ritengo avversari. Purtroppo devo dirvi che le città metropolitane molto spesso vedono le realtà di provincia come delle avversarie. Se il Luglio Musicale è più con il suo 1.600.000-1.700.000 euro di bilancio è più performante di un teatro come il Bellini, che ha 14 milioni di euro, dei quali 13,8 dalla regione, è chiaro che il Bellini e la regione si deve interrogare come un case history di queste dimensioni possa essere di riferimento e non pericoloso per il teatro. Io dissi all'assessore Messina: ma perché dobbiamo fare 4 traviate in Sicilia quando facendone una e dividendoci i costi ne potremmo fare 4 opere in più? E a questo punto questo è un interrogativo, come sapete in questo momento abbiamo avuto un contenzioso, per l'ottava volta abbiamo sconfitto la regione al TAR, perché il tentativo è sempre quello di estorcere risorse, quelle poche risorse delle quali ha bisogno Luglio Musicale, per darle nel mare magnum, per farle diventare la goccia nell'oceano di teatri che sprecano. È chiaro che noi abbiamo riacquisito una stabilità economico-finanziaria. In questo momento la regione la sta mettendo in pericolo, perché intanto ha ridotto il capitolo di bilancio, in più ha creato delle regole che sono sperequative in favore dei teatri di Messina, Catania e Palermo. Quindi ci dobbiamo difendere, perché sennò tutto questo lavoro che abbiamo fatto andrà a finire nel baratro. Ma regione matrigna anche per ATM, porca della miseria. La regione purtroppo ha sempre dei problemi finanziari, sempre. Io è da una vita che combattiamo con ogni anno con questa benedetta regione, la quale prende degli impegni, ci fa fare dei contratti, dopodiché passano un anno, due anni e comincia a dire: io non ho i soldi, dobbiamo tagliare, dobbiamo fare di qua, ricorsi, controricorsi, eccetera. Io però vado oltre. Ok. E l'oltre mio qual è che? E mi riallaccio a quello che diceva Giovanni De Santis. Quando ho un finanziamento, il mio operato non deve essere rivolto a spendere i soldi. Io non ho concluso niente, perché a spendere i soldi è la cosa più facile di questo mondo. Se io realizzo un qualche cosa e poi non so come gestirlo o non so cosa farne di quel qualcosa che ho realizzato, non ho concluso niente. Niente. Condivido. L'amministratore che ha senso e che cerca di creare le condizioni perché diventi positivo il suo operato è quello che analizza, trova e poi gestisce. Ma se io analizzo, trovo e non sono capace di gestire, è inutile che faccio quell'azione. Quell'azione porta poi a ulteriori spese e io rimango senza nessuna... Cioè fare le cose tanto per fare e poi non sapere come utilizzarle. Se mi posso permettere di introdurmi nella discussione,
Il principio è quello che io non faccio il progetto perché c'è il finanziamento. Io ho un progetto strategico e mi cerco il finanziamento. Perfettissimo, siamo d'accordo. È una regola aurea che dovrebbero osservare tutte le amministrazioni. Io non devo, siccome hanno fatto il bando, c'è la possibilità di avere 400.000 euro, facciamo un progetto. E poi troviamo cattedrali nel deserto abbandonate, troviamo suppellettili acquistate e poi lasciate nei magazzini. Questa è una è il sistema che non funziona. Ritorno all'argomento regione. È vero che oggi la regione è in crisi, ma vi faccio un esempio nel nostro settore. La regione ha tagliato il fondo unico regionale dello spettacolo di circa 1,5 milioni di euro, generando chiaramente un effetto shock per le attività, perché quando tu queste operazioni le fai a fine anno, noi ci si basa sempre tutti sul consolidato storico almeno degli ultimi 10, impostiamo i bilanci in quella maniera e la regione ci tradisce, fa da matrigna, come hai detto. Ora però non si può tollerare che se da un lato tolgono 1,5 milioni di euro e poi fanno il bando per le attività in destagionalizzazione, ci mettono 1 milione di euro, il bando lo fanno a novembre e dicono sperperato 1 milione di euro in un mese. Allora questo è intollerabile, cioè tu uccidi le attività strutturate che hanno i dipendenti, che hanno refluenze positive sul territorio e poi mi inventi un bando che diventa la ratifica di porcherie, di improvvisati che fanno operazioni così sul territorio che lasciano il tempo che trovano, pregiudicando, è come dire guarda, demoliamo i pilastri e facciamo i tramezzi di un palazzo. È la stessa cosa e poi crolla tutto, perché oggi il Lido Musicale paradossalmente che è andato inutile per due esercizi e che è riuscito anche a dare un supporto al comune insieme all'ATM, se la regione continua col taglio del fondo, in più ci hanno pregiudicato nelle misure diciamo di premialità della legge, noi rischiamo per la prima volta di andare di nuovo in deficit e non per colpa nostra, che siamo stati efficienti, abbiamo più che quintuplicato la produzione, abbiamo abbattuto i costi, abbiamo proiettato un'immagine della Sicilia che non è quella mafiosa, perché oggi la provincia di Trapani e il Lido Musicale hanno a livello del Mediterraneo e di tutta l'Italia, avete visto, siamo finiti su Rai 5 uno speciale di 38 minuti su Sky, cioè abbiamo fatto quello che loro dicono chiamano promozione turistica, e non l'abbiamo fatta con i milioni di euro che circolano all'assessorato del turismo, ma ci è costato qualche decina di migliaia di euro e molte cose ce l'hanno date gratuitamente per la qualità della nostra attività. Qualità pure per ATM, che allora, insomma annovera ormai pure gli autobus nuovi e altri ne arriveranno nel 2020, se non ricordo male. Sì, noi siamo stati costretti nel recente passato a non poter fare investimenti perché avevamo difficoltà non indifferenti che riguardavano l'investimento stesso. Mi spiego. Io ragiono come buon padre di famiglia. Se ho 100, devo calcolare che con quei 100 io devo creare le condizioni perché l'azienda viva, produca, eccetera. Nel momento in cui io con quei 100 non riesco a pagarmi gli investimenti, è inutile che vado a fare l'investimento, perché l'investimento poi mi porta di converso a una qualità dell'azienda deprimente. Ritornando al discorso, ci siamo fatti trovare pronti. Noi abbiamo partecipato, appena è uscito il bando che permette la possibilità di avere gli autobus nuovi, noi abbiamo partecipato, avevamo tutte le carte in regola e siamo riusciti ad ottenere il finanziamento per l'acquisto di 7 mezzi che già sono in funzione, di 2 che andremo a immatricolare a brevissimo, di altri 12 che abbiamo già fatto la gara con Consep, abbiamo fatto già il contratto e siamo in attesa, penso entro giugno, di poterli avere, e di altri 4 mezzi piccolini, i cosiddetti pollicino, che già aggiudicati e di cui andremo a fare il contratto a brevissimo. Quindi significa che ATM nel 2020 avrà una flotta la cui anzianità media degli anni di vita sarà attorno a 2 anni, a 3 anni, cosa che mai si era verificata. E questo è un orgoglio per chi è che per tutta la classe
impiegatizia e dirigenziale che c'è in ATM, è un orgoglio per chi l'ha gestita amministrativamente, ma è anche un orgoglio per il comune di Trapani, che ha un'azienda viva e che ha un'azienda che è in atto è in grado di camminare con i propri piedi. Addirittura è così viva, ma pure il Luglio Musicale, che per il Luglio Musicale da anni si sta pensando di trasformarlo insieme, accorpando anche biblioteche, insomma, e altre strutture pubbliche in fondazione culturale. Ma per quanto riguarda l'ATM è così viva che il Comune di Trapani ultimamente, proprio in questo anno, ha iniziato a ragionare un po' più in grande, cioè allarghiamo la compagine societaria. Lo sapete, abbiamo fatto pure una trasmissione specifica, dentro ATM, che c'è solo il Comune di Trapani come unico socio, entreranno, si sta lavorando per questo, in minima parte il Comune di Erice, in minima parte il Comune di Paceco, altrettanto in minima parte il Comune di Favignana, per iniziare a ragionare come una entità un po' più grande e quindi dalle dimensioni imprenditoriali maggiore. Dove porterà tutto ciò? Certamente a una unificazione e razionalizzazione dei servizi forniti al territorio, non solo per il trasporto pubblico ma anche per i parcheggi, per esempio. E dove, direttore? Allora, io credo che il futuro sia abbastanza roseo. Perché? Si sta creando una politica sul territorio in cui si è tolto il campanilismo, ma si sta cercando di guardare all'effettivo. Cioè non dire no, questo è mio, lo devo fare io. No, se io riesco a creare le condizioni perché ciò venga fatto in un insieme, quindi io collego il discorso di Trapani con Erice, con Paceco, con Favignana, io alla fine ho una realtà maggiore ed ho soprattutto un soggetto che è gestito pubblicamente. E noi sappiamo che quando tu sei gestito pubblicamente il primo pensiero è rivolto al sociale, il primo pensiero è rivolto a dare servizi, non è rivolto a fare soldi. Il privato la prima cosa che pensa è al suo utile, diciamocelo chiaramente, noi non l'abbiamo questo pensiero. Ebbene, se facendo in questo modo l'utile che genera Trapani rimane su Trapani, significa che io ho creato una centrale che mi permette di reinvestire. Ma io reinvesto sul territorio, non privato, perché è un bene che mi rimane poi nel territorio. Noi gestiamo le strisce blu. Bene, le strisce blu sono fonte di utile. Non, una volta quest'utile dove andava? Fuori. Ora dov'è che rimane? Su Trapani rimane, perché io sto creando le condizioni perché ci possono essere maggiori assunzioni, mezzi nuovi all'avanguardia, la gestione di altre cose, eccetera. Questo cos'è? Che io mi sto autofinanziando, cioè io Comune di Trapani, tramite i miei cittadini mi sto autofinanziando, quindi creo qualcosa che mi possa permettere di rimanere dentro Trapani, non andarsene altro. Era tempo. E qualcheduno che ha criticato il fatto che ATM ha partecipato finanziariamente con il Luglio Musicale ha sbagliato strada, perché? Perché il nostro intervento finanziario serve a fare in modo che cresca Trapani, non che crescano altre cose, ma cresca Trapani, perché se Trapani cresce cresciamo tutte nella comunità. Se Trapani non cresce, poco fa si diceva i giovani partono, giustamente, se non c'è niente per Natale, non c'è niente, il giovane che deve fare qua? Non è proprio la luminaria che li convince a stare qua, ma il lavoro che manca, no, e da questo punto di vista sembrerebbe una cosa strana, però il fatto che qualcheduno che viene da fuori arriva a Trapani e dica oh, ma Trapani ci tiene è viva. A creare le condizioni perché io turista che arrivo devo essere messo in condizioni tale da poter vivere un fine sì. anno e un Natale che sia degno di tale nome, perché vabbè. Se vengo qua e trovo tutto morto, dico non vengo più, me ne vado. Per chiudere, fondazione.
A che punto siamo? Allora, la fondazione, come sapete, è un percorso che va avanti da tempo, era stato, diciamo, immaginato da qualche anno in maniera così sperimentale, ipotetica. Il sindaco Tranchida, l'attuale amministrazione, lo ha inserito nel suo programma elettorale. So che, insomma, il comune è avanti, diciamo, per il luglio musicale non è un problema, nel senso che noi saremmo attrezzati già per diventare fondazione e per giocarci la nostra partita a questo punto anche al di fuori della città, facendo intervenire, così come l'ATM è riuscita a coinvolgere i comuni limitrofi, noi saremmo in grado anche di ragionare in termini di compartecipazioni con altri teatri, partecipazioni incrociate e meccanismi di coproduzione strutturati. Quindi, per quanto ci riguarda, noi siamo pronti. So che l'amministrazione sta studiando, ognuno nell'ambito delle proprie rispettive competenze lavora, non si interferisce e in maniera sinergica poi diciamo, osserveremo quelli che saranno i dettami dell'amministrazione comunale. Ultima domanda, lui non la faccio domanda perché lo so, non solo perché da direttore andrà in pensione prima o poi, non a brevissimo, non vi illudete, non a brevissimo, però prima o poi andrà in pensione, ma ha già fatto abbastanza, penso 30 anni e passa, insomma, in ATM, rimane certamente amministratore almeno fino al 30 di marzo, almeno questo è l'accordo, sperando che il comune riesca a risolvere i problemi che riguardano il CDA, quindi lui non ha bisogno di rispondere a questa domanda, invece sto per fare a De Santis. No, un inciso. Facciamolo l'inciso. Un inciso va fatto. Ok, là allora. Un inciso va fatto. E l'inciso che va fatto è questo. Ognuno, per i suoi compiti, deve lavorare come se dovesse durare in eterno. Non c'è dubbio. Perché se parte da un concetto che lui deve durare 15 giorni, un mese, due mesi, e non gliene frega niente di quello che succede, credo che non abbia capito niente del modo di operare a livello di coscienza, del rispetto delle istituzioni di cui fa parte. Inciso che condivido. Io fino all'ultimo ho detto, c'erano i dipendenti, ogni tanto qualcuno mi faceva: direttore, ma che ciò fa fare? No, non è così. Non è così. Io fino all'ultimo giorno in cui sarò in azienda come direttore, 31 dicembre, ma anche come amministratore fino a quando non si formerà il consiglio di amministrazione, sarò al 100% e dedicherò il 100% della mia attività a favore di ATM. Perché bisogna fare in questo modo e bisogna avere l'oculatezza che l'essere amministratore è una chiamata, è una vocazione e come tale va fatta al servizio degli altri e del territorio, non per fini personali, perché per fini personali significa che ha sballato tutto. La cosa pubblica si serve ma non ci si serve, vale. Perfetto. Per questo come per tante altre istituzioni. De Santis, vai via. Allora, io ragiono con la stessa ottica del di San, ma lo sai che in città, insomma, De Santis se ne va, De Santis va a Segno, De Santis va a Catania, De Santis va in Tunisia, De Santis va a New York, no, non sono più dove piazzarlo. De, allora, Santis, io sono lì. Sei sul mercato? A lavorare, no, preciso, okay. Fino a quando ci sarò con tutti i crismi, con tutto quello che mi compete, è come se ci dovessi stare 400 anni, come dice Salvatore da Barone. Ma ci tengo a sottolineare che non sono persona, uomo per tutte le stagioni. A me hanno insegnato che prima di salire bisogna sapere scendere. Per cui l'ho fatto quando facevo politica, quando è stato il momento di finire. Non avere paura di scendere. No, anzi, è tutt'altro, perché la discesa, certe volte scendere dall'autobus e sedersi sulla panchina a leggere un libro può essere rigenerante, perché mi ricollego sempre allo spirito, all'ozium romano. Perché il romano, quando si parla di negozio, l'etimo è nec ozium, cioè il negozio, l'attività era quella parte della vita che serviva per il sostentamento, che doveva consentire di coltivare l'ozium, l'ozio creativo, quello che poi ti fa rigenerare la mente, che ti consente di dare il tuo contributo alla società. Quindi, per quanto mi riguarda, fino a quando ci sarò,
Poi siamo persone che hanno una visione, diciamo, sull'orizzonte. Non, certamente non intendo fare male alla mia città, all'ente che con, diciamo, olio di gomito credo di avere contribuito a risollevare, ma sempre in un'ottica di anche traghettamento verso nuove generazioni. La mia, diciamo, felicità sarebbe quella di poter trovare un ragazzo che venga a bottega come io sono stato a bottega con mio padre, gli amici della musica, a imparare il mestiere, cominciando a trasportare pianoforti, facendo il revisore di bozze, scaricandomi le fatture. Cioè, io sono nato non sulle poltrone ma sul campo. E mi piacerebbe poter allevare qualche giovane che possa poi prendere il testimone. Grazie, a me questa trasmissione è piaciuta. Giovanni De Santis è stato con noi, è direttore artistico dell'Ente Ludio Musicale Trapanese, in bocca al lupo per tutto e grazie per quello che hai fatto finora e che continuerà a fare. Grazie, lo dico pure al direttore, nonché amministratore unico di ATM Trapani S.p.A., il dottor Salvatore Barone. Penso che l'ultimo suo intervento, proprio l'ultimo finale, abbia dimostrato che lui è proprio legato proprio ad ATM, per cui insomma più accorato di come si è espresso non poteva fare. Grazie quindi pure a Barone per la sua grazie attività. A Telesud di questa possibilità. Che anche noi nel nostro piccolo che io non sono pubblico. Abituato no, dico, no, dietro, sono molto restio, se l'è giocata bene, sono molto restio. Grazie a tutti voi, vi auguro un buon fine settimana, arrivederci. Altrettanto.